Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di astrofotografia. Oggi parleremo delle differenze tra camere a colori e camere monocromatiche. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e anche ad attivare la campanellina. Ora passiamo al video. Iniziamo a parlare delle camere a colori. Prima però di parlarvi delle camere a colori, volevo brevemente aprire una piccola parentesi, essendo che vi volevo dire, se vi siete persi il video sulle camere astronomiche e sulle reflex, andandoci successivamente a soffermare sulla differenza tra camere astronomiche e reflex, vi ricordo di andarlo a recuperare. O dal link che lascio in descrizione, oppure qui in alto a destra ve la lascio nei consigliati, nei suggeriti. Diciamo, vi parlai anche dei sensori delle camere. E se vi siete persi anche il video dove parliamo invece di che cosa? Delle modifiche che possiamo andare ad effettuare ad una reflex, parliamo quindi in altre parole anche di sensore. Vi invito ad andarlo a recuperare, essendo che in questo video c'entrerà anche il sensore, c'entreranno anche i sensori. Prima di parlare delle camere astronomiche in modo dettagliato, volevo farvi vedere lo spettro di questa camera. Accendiamo un attimo la camera, attendiamo qualche secondo che si accenda. Una volta che si è accesa, vi faccio mostrare, vi mostro lo spettro. Ecco qui, apriamo lo spettro. Ora, purtroppo, non so se si vede bene. Ecco qui. Potete osservare lo spettro di questa camera e possiamo dire è formato prevalentemente, principalmente, dei colori rosso, blu e verde. E voi mi direte per quale motivo? Perché all'interno dello spettro di una camera a colori viene inserita, possiamo dire, la cosiddetta matrice di Bayer, che consiste in una serie di microfiltri che vengono inseriti all'interno di ogni singolo pixel. E noi possiamo dire la matrice di Bayer da che cosa è formata? È formata dal cosiddetto sistema RGB, e cioè dal canale rosso, dal canale verde e anche dal canale blu. Inoltre vi posso dire che i pixel vengono anche, possiamo dire, raggruppati in gruppi. Ogni 4 pixel si forma un gruppo, che viene chiamato in altre parole anche cella, e all'interno di una cella troviamo il cosiddetto sistema RGGB, dove in un pixel viene inserito il canale rosso, nei pixel centrali vengono inseriti i canali verdi, mentre nel pixel finale viene inserito il canale blu. E per ogni cella possiamo dire che il segnale che noi ricaviamo da una cella ci è dato dalla media di questi tre canali, che comprendono in altre parole al 50% il canale verde, mentre al 25% il canale rosso e il canale blu, quindi in ogni cella. E possiamo dire la camera, per quale motivo diciamo noi dobbiamo andare a porre dei filtri all'interno del sensore, quindi in altre parole la cosiddetta matrice di Bayer? Per un motivo molto semplice, perché noi mediante l'inserimento di questi filtri riusciamo successivamente, la camera riesce successivamente a fare cosa? A restituirci un'immagine a colori. Ovviamente, come possiamo ben capire, invece nelle camere monocromatiche, all'interno delle camere monocromatiche non troviamo la matrice di Bayer, e quindi il sensore, che cosa andranno a fare i sensori? Meglio dire non i sensori, il sensore, in altre parole i pixel, cosa andranno a fare? Andranno a raccogliere l'intero spettro del sensore. E noi, ovviamente voi mi chiederete, Rocco, ma noi come facciamo diciamo, a ricavare un'immagine a colori da una camera monocromatica? Dovremo andare ad inserire all'interno delle camere monocromatiche dei filtri. Di solito, ovviamente, la base per poter far uscire un'immagine a colore da che cosa? Di norma, da una camera monocromatica, dovremo andare a acquistare la cosiddetta serie di filtri RGB, quindi un filtro rosso, un filtro verde e un filtro blu. E cosa dovremmo andare a fare? Dovremmo andare ad effettuare tre sessioni diverse su ogni determinato filtro, su ogni filtro selettiva, e successivamente dovremmo andare ad effettuare anche tre diverse elaborazioni, andandole successivamente a fare cosa? A mediarli, cioè a fare la somma, a sommare
questi tre tipi di bande, e successivamente da questo sommo ci uscirà un'immagine a colori che potremmo ancora una volta, possiamo dire, modificare. Ora entriamo nella parte più importante del video, e cioè nelle differenze tra camere monocromatiche e camere a colori. Attenzione, se siete all'occhio più esperto avete potuto intuire che quest'ACI 224 non è un ASI, non è una camera monocromatica, bensì una camera a colori, ma in questo caso, essendo che non ho una camera monocromatica da mostrarvi, vi mostro quest'ASI 224, e alla fine l'unica differenza che ha con la camera monocromatica è che appunto nel sensore non è inserita la matrice di Bayer, mentre in questa camera è appunto inserita la matrice di Bayer. Ma non vi, diciamo, preoccupate, essendo che una camera monocromatica avrebbe avuto le stesse forme, le stesse dimensioni di questa camera, ovviamente con lo stesso modello di questa camera. Ritornando al discorso di prima, quindi ora entriamo nella parte più importante del video, essendo dove andremo a fare una differenza, andremo ad toccare vari punti, varie specialità, vari argomenti a favore delle camere a colori, ma anche delle camere monocromatiche. Innanzitutto vi dico che se ci troviamo in una zona poco inquinata, quindi con un cielo SQM 21,5 ma anche 22, a comprare una camera monocromatica sarà soltanto innanzitutto uno spreco di soldi, essendo che le camere monocromatiche rispetto alle camere a colori costano molto di più, e inoltre dovremo andare anche a comprare i filtri RGB, che ovviamente porteranno un'altra spesa, e oltre di solito a comprare i filtri RGB si compra anche una ruota portafiltri. E per quale motivo? Perché, diciamo, la sera ci viene scomodo andare a cambiare i filtri dopo ogni 6 ore in modo manuale, essendo che dobbiamo andare a muovere la camera, dobbiamo andare a smontarla, e a volte potremmo provocare anche, diciamo, degli errori, potremmo effettuare anche degli errori, e quindi proprio per questo motivo si consiglia anche di acquistare una ruota portafiltri, che cosa andrà a fare? Nel momento in cui noi andiamo ad azionare, andrà a cambiare in modo automatico il filtro alla nostra camera, e quindi in pratica sarà ancora un'altra spesa. E inoltre possiamo dire che le camere monocromatiche sono anche più difficili da essere utilizzate, essendo appunto che dobbiamo andare ad effettuare tre elaborazioni su tre diversi canali. Dovremo andare successivamente a fare cosa? A sommare, andare ad effettuare un'altra elaborazione. Andare richiedono anche molto tempo, essendo che dobbiamo andare anche ad effettuare tre diverse sessioni per ogni, possiamo dire, per ogni filtro che noi andiamo ad inserire, quindi per il filtro R, per il filtro G e anche per il filtro blu. Inoltre possiamo dire dobbiamo andare ad effettuare anche delle sessioni separate dei dark, dei bias e degli offset. In uno dei prossimi video di astrofotografia, se non proprio nel prossimo, vi parlerò della differenza tra dark, bias e offset, che possiamo dire ora vi preannuncio soltanto che sono dei determinati scatti che vengono effettuati con dei determinati modi e sono molto importanti nell'ambito astrofotografico, soprattutto possiamo dire i dark, essendo che cosa vanno a fare? Vanno a diminuire, a contrastare il rumore della nostra camera. Quindi in uno dei prossimi video di astrofotografia, se non il prossimo, ripeto, andremo a parlare appunto dei dark, dei bias e anche degli offset, dei dark bias e così eccetera. Quindi, ritornando al discorso di prima, le camere monocromatiche, oltre a comportano una spesa davvero compromettente, richiedono tempo, richiedono anche esperienza, mentre possiamo dire le camere co a colori sono delle camere che hanno un costo davvero ridotto. Ovviamente una buona camera a colori andremo a pagare anche un 300-400 euro. Sulle camere monocromatiche invece potremmo arrivare fino ai 1100, anche benissimamente fino ai 1500-1200 euro. Ad esempio, se noi andiamo ad acquistare una buona camera monocromatica, ci aggiungiamo tre buoni filtri per poter andare ad effettuare appunto sessioni nel canale R, nel canale G, nel canale blu, nel canale B, dovremo andare ad acquistare anche una ruota portafiltri. Possiamo dire che andremo a spendere intorno ai 2000-2500 euro. Quindi, ovviamente, anche per chi non è esperto, non gli consiglio di andare ad effettuare una camera, di andare ad acquistare una camera monocromatica.
non solo per il prezzo, ma anche perché è difficile da utilizzare. Ripeto ancora una volta, richiede più tempo rispetto appunto ad una camera a colori, mentre le camere a colori, quindi stavo dicendo, oltre a costare di meno, sono molto più facili da utilizzare, essendo che in modo autonomo la camera andrà a fare cosa? Andrà ad restituirci, ci cioè andrà a far apparire sul monitor un'immagine già a colori. Però ora entriamo nella parte più importante, nel capitolo più importante, e c'è ovviamente noi con una camera a colori possiamo ben capire che all'interno del sensore di una camera a colori troviamo dei microfiltri che ovviamente in questo modo il sensore non potrà andare a lavorare su un determinato canale, ma lavorerà in modo più o meno approssimativo su diversi canali, quindi sul canale R, sul canale G e sul canale blu. Mentre la camera monocromatica che cosa va a fare? Va a lavorare su un determinato filtro selettivo, quindi o va a lavorare soltanto sul filtro G, soltanto sul filtro blu, oppure soltanto sul filtro R, cioè sul filtro rosso. E in pratica le camere monocromatiche possiamo dire che sono molto più sensibili rispetto alle camere a colori, ma nello stesso tempo hanno diversi aspetti negativi. E ovviamente noi con una camera a fine serata, a fine elaborazione, se andiamo a fare un confronto tra una camera a un'immagine scattata da una camera a colori e un'altra invece scattata da un'immagine da una fotocamera monocromatica, una volta fatte le elaborazioni, quindi a sessione terminata, a immagini finite, elaborazione finita, possiamo vedere che si avrà una netta differenza tra l'immagine che è stata effettuata da una camera da una camera monocromatica e che quindi è un'immagine, possiamo dire, molto più ricca di segnale rispetto ovviamente ad una che è stata effettuata da una camera a colori, proprio perché va a lavorare in modo approssimativo su ben tre diverse bande, quindi sull'R, sul G e sul B. Inoltre volevo concludere questa parte dicendovi che di solito quando acquistiamo una camera monocromatica, oltre possiamo dire ad acquistare i filtri RGB che sono fondamentali per poter appunto farci restituire un'immagine a colore, una volta fatta la somma di queste tre immagini, separati, di solito si acquista anche un filtro L di illuminanza e c'è un filtro per l'inquinamento luminoso che sarà, possiamo dire, questo canale sarà sommato insieme ai canali RGB facendoci restituire un'immagine ancora più ricca di dettagli, proprio perché siamo andati a fotografare in bande ancora più strette, nelle cosiddette bande strette, e anche in uno dei prossimi video su fotografia vi parlerò anche di bande strette, bande larghe, della differenza, di che tipo quindi di fotografia possiamo andare ad effettuare. Quindi aperto anche chiuso il discorso sul canale aggiuntivo che possiamo andare appunto ad aggiungere insieme ai canali RGB, voglio concludere questo video. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividere, mi raccomando condividete il video con dei vostri amici, con dei vostri parenti, persone possiamo dire già appassionate o che le volete far appassionare, perché proprio il mio intento è quello di far appassionare sempre più persone, di far avvicinare sempre più persone a questi due grandi mondi, sia quello dell'astronomia e dell'astrofotografia. Vi ricordo di andarmi a seguire anche nei video del martedì, dove parliamo di astronomia e quindi non solo in questi di astrofotografia, proprio perché l'astronomia insieme all'astrofotografia, come vi dissi già nel video introduttivo, sono uniti, viaggiano insieme su uno stesso treno e non separati. Quindi mi raccomando, condividete questo video, iscrivetevi al canale, così anche da sostenermi. Noi ci vediamo martedì per un video a tema astronomia. Vi ricordo anche di andarmi a seguire sul mio sito internet, sulla mia pagina Facebook e da un po' di tempo ho aperto anche un profilo Instagram. Lo potete cercare digitando sulla piattaforma Instagram il nome Tutto Astro, quindi come il nome del canale e come il nome della mia pagina Facebook. Vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo martedì.